Ritrovati amici di Safe Drive Motorsport, ultimo appuntamento della stagione. Siamo in trasferta, magari poi entreremo alle mie spalle, nella sede della Dallara che ci ospiterà proprio per questo ultimo episodio della stagione. Meglio entrare perché non so se si capisce ma sta proprio iniziando a piovere. Ultimo episodio della stagione in uno dei luoghi storici, mitici della Motor Valley a cavallo, a cavallo tra l'Emilia e la Romagna naturalmente. Dallara, Dallara vuol dire tantissimo, vuol dire prototipi, vuol dire Le Mans, Formula 1, IndyCar Series, vuol dire la stradale ma insomma sicuramente dimentichiamo tanti capitoli importanti. Noi noi siamo qui per scoprire in particolare la nuova attività della Dallara Academy che come scoprirete è rivolta in particolar modo ai giovani studenti universitari in una formula sicuramente molto interessante e molto innovativa e poi anche per fare una bella chiacchierata insieme a Tagoyer e al team Cetilar Villorba Corse. Per fare un po' il bilancio di quella che è stata la stagione della European Le Mans Series che ha visto impegnato questo team eh, che ovviamente ha sfruttato in tutto il corso del campionato un telaio dall'ARA. E allora non potrebbe esserci luogo migliore di questo, per vivere insieme a voi l'ultimo episodio di Safe Drive Motorsport. Ma iniziamo, andiamo subito dentro e andiamo subito a scoprire la nuova realtà della Dallara Academy. Bene, Dallara, oggi Dallara vuol dire anche Dallara Academy, importantissima questa struttura, ma eh, non voglio essere io ovviamente a raccontarvela, ci rivolgiamo a Gianmarco Beltrami che è direttore marketing e comunicazione Dallara. Eh, Dallara Academy, beh diciamo che eh, intanto vogliamo capire di che cosa si tratta fondamentalmente e poi da lì provare a ragionare anche per capire come si va a innestare nella storia e nel contesto di Dallara. Beh, intanto Dallara Academy è la concretizzazione di uno dei due grandi sogni dell'ingegnere Dallara. Il primo grande sogno l'abbiamo alle nostre spalle, la Dallara Stradale. Questo invece è il luogo nel quale l'ingegnere Dallara ha voluto sostanzialmente cercare di scatenare la passione nei giovani verso il nostro mondo, quindi verso il mondo del motorsport, verso il mondo delle auto da corsa, ma non solo delle auto da corsa. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato partendo dall'idea appunto di un luogo di formazione, di trasferimento di conoscenze e un luogo dove accendere un pochettino questa passione, abbiamo cercato nel tempo e nel corso dello sviluppo del progetto di inserire anche altre funzioni all'interno dell'edificio. Eh, noi ci troviamo all'interno della rampa espositiva che è uno dei luoghi dell'Academy, è il luogo dove le persone che possono venire a visitare l'Academy, quindi dagli studenti al turista, al nostro ospite, eh, dove possono vedere attraverso una carrellata delle auto che hanno fatto la storia di Giampaolo Dallara prima e della Dallara Automobili poi come c'è stata evoluzione nel mondo del racing e non solo del racing perché vediamo anche alcune auto stradali. Eh, una delle altre aree dell'edificio, forse la più eh, importante in termini anche di ehm, prospettive future, è Muner, eh, sono dei locali eh, all'interno del, del nostro edificio che sono stati eh, donati e sono stati dati gratuitamente all'Università eh, Muner, Muner è un consorzio eh, tra le dieci aziende della Motor Valley e le quattro università della Motor Valley, quindi sostanzialmente l'Emilia Romagna, quindi con Ferrara, Bologna, Modena Reggio e Parma come università, all'interno del quale vengono sviluppati sei corsi di laurea specialistici in ingegneria, uno di questi sei corsi ha sede qua che è Racing Car Design, quindi la progettazione delle auto da corsa. E questi ragazzi hanno soprattutto una grande opportunità perché essendo geograficamente a pochi metri dalla galleria del vento, dal simulatore, dal centro di ricerca sul carbonio, tanto per citarne alcuni, certo. hanno modo di applicare immediatamente quello che imparano. Quindi abbiamo detto rampa espositiva, abbiamo parlato dell'università, poi abbiamo al piano terra eh, laboratori didattici rivolti ai ragazzi delle scuole medie, dalla seconda terza media in poi, fino ai ragazzi del, del, del liceo, quindi degli istituti tecnici, licei scientifici, eh, con alcuni eh, esperimenti e prove pratiche dove sostanzialmente vogliamo insegnare loro come le leggi della fisica che studiano a scuola si applicano al nostro mondo. Su queste parole, questo bel racconto, eh, mi sembra di intravedere abbastanza, in maniera evidente direi, alcune peculiarità proprio di, quella che, di quello che è il pensiero eh, della filosofia dell'ingegnere Dall'Ara. Da, da un lato vedo ovviamente lo spazio per i giovani, credere nei giovani, questo è sempre sì. stato un elemento fondamentale, lo sappiamo, l'integrazione poi con il territorio, vero che poi il discorso si può allargare tantissimo, però... Giustamente, come abbiamo ricordato, siamo nella Motor Valley chiaramente per eccellenza italiana e non solo, dobbiamo dire. Ecco, mi sembra che questi elementi stiano un, un, un po' alla base di tutto. Poi c'è chiaramente lo sviluppo dal punto di vista tecnico, tecnologico evidentemente sì, però mi sembra che siano un po' questi elementi importanti. Assolutamente sì, eh, beh, il legame col territorio lo dimostra il fatto che siamo a Varano De Melegari, il luogo nel quale l'ingegnere Dallara è nato e tuttora risiede, risiede ancora nella casa nella quale è nato e, e ha voluto fortemente che la sua azienda crescesse in questo territorio e continuasse a investire in questo territorio ehm, nonostante le sirene che quotidianamente ci arrivano un po' da tutte le parti e quindi sicuramente il il, il territorio è un fattore determinante per lo sviluppo della nostra azienda. Eh, la Dallara Academy ha una particolarità, lo vedete eh, facendo una passeggiata, è, è inserita nel territorio a pieno titolo, nel senso che all'architetto abbiamo detto noi vogliamo che questo edificio parli col territorio e lo vediamo attraverso queste enormi vetrate che danno uno spazio, una visione sullo spazio circostante, lo vediamo attraverso il fatto che è un edificio non recintato, quindi questo rappresenta un, un immediato segnale di un dialogo, un'apertura certo. verso l'esterno. E questo lo dimostriamo anche nella nostra rampa espositiva, anche le auto non sono circondate dal classico cordoncino perché noi vogliamo che l'esperienza sia piena, anche per il visitatore vogliamo che le macchine siano toccabili, che si capisca che siamo a Varano dei Melegari, non sei nel classico museo tutto chiuso illuminato solo da luce artificiale, abbiamo accettato la scommessa dell'architetto di avere luce naturale che non è facile da gestire in un ambiente espositivo, sì, però abbiamo, secondo noi abbiamo ottenuto il risultato che, che volevamo. Insomma, un grandissimo successo, non possiamo che rallegrarcene ovviamente e insomma, incrociamo le dita per augurarci che questo progetto possa proseguire nel migliore dei modi. Ma insomma, io dubbi, sinceramente, tanti non ne avrei. Eh, ve lo dicevo prima: eh, ovviamente, siamo in casa Dallara per parlare anche della Le Mans Series, del team eh, Cetilar-Villorba Corse. Quindi, insomma, adesso è venuto il momento di andare a sentire anche loro, cioè i protagonisti della squadra, ovviamente, i piloti. E allora, come promesso in questa puntata dalla sede dall'ara il brano dei Melegari, dedicata a sì, fantastico mondo di questa azienda ovviamente, ma anche a Tagoyer e a European Levan Series, eccetera, vi roba corsa, come dicevo, promessa, piloti ci sono e siamo qua con Giorgio Sernagiotto. Benvenuto Giorgio. Ciao a tutti, grazie mille. Senti, eh, parliamo della stagione, parliamo della vostra macchina, ma scusate, ma che figata è essere qua? Eh, qui è un'atmosfera incredibile prima mi sono perso un paio d'ore in mezzo a queste vetture Sì, leggendo. infatti è arrivato e poi ha detto dov'è? ma non lo so era la dispersa a guardare a, a cercare a vedere davvero è, è fantastico poi magari ne riparliamo tra l'altro abbiamo scelto proprio non a caso un'ambientazione abbastanza endurance alle nostre spalle un LC1 Martini Racing Lancia insomma la grande storia di un'auto che ha preceduto un modello insomma l'LC2 che so che è, è abbastanza nelle tue corde è mi la mia dicevi. macchina preferita dopo, dopo la Dall'Arapi 217 ovviamente. Quella che sto guidando. <ride> ovviamente molto strategico molto politico come sempre dai vediamo un po' questa stagione allora diciamo la stagione degli European Le Series un campionato di altissimo livello come ricordiamo sempre eh, c'è stato un po' di sfortuna nel finale devo dire la verità perché avevate a tiro eh, qualche buon risultato e poi qualcosina ma qualcosina direi proprio anche la sfortuna vera e propria penso anche solo alla Spa-Francorchamps magari vi ha impedito di beccare il risultato dell'anno Sicuramente il campionato è ipercompetitivo, lo sapevamo dall'inizio dell'anno, il nostro pacchetto all'inizio dell'anno eravamo consapevoli che non sarebbe stato vincente, c'è poco da dire, per una serie di, di motivi. Comunque abbiamo fatto vedere delle cose belle, inizio nelle prime due o tre gare. Abbiamo avuto una 24 ore di cui ne parleremo dopo un po' particolare e sicuramente a fine anno però avremmo potuto raccogliere un po' di più. E realmente io sono uscito da questa stagione molto affaticato perché è stata una stagione lunga e che non ci ha veramente premiato. Però super contento del lavoro che abbiamo fatto tutti quanti. Hai detto prima, ne parliamo dopo: la 24 ore di Le È. Eh, eh, una 24 ore, un filo particolare. Ti ha visto? protagonista, dobbiamo dirlo, per fortuna, integro, salvo, che è stata la cosa, più, la cosa più importante, insomma lo sappiamo, lo ricordiamo al volo questo incidente nelle prove, si dice spettacolare, ma insomma ov ovviamente di, di una certa entità comunque. Eh, Le man purtroppo, già di per sé è una gara unica, unica lo sappiamo, lo amiamo anche per questo, è la gara più assurda, più straordinaria, più affascinante, più xy, eccetera, eccetera. Se poi ci mettiamo anche dentro che in qualifica... Per un problema tecnico ho fatto un volo a 326 all'ora, ecco che diventa tutto ancora più, più interessante. <ride> sì. E quello sicuramente ha segnato però anche la nostra 24 ore, perché Purtroppo, nonostante certo. il lavoro incredibile dei meccanici che hanno ricostruito la macchina in 36 ore, giuro, non so come abbiano fatto e sicuramente la vettura non poteva essere così perfetta come lo era giovedì pomeriggio. Però ne sono uscito veramente segnato, segnato positivamente del fatto che mi sono reso conto per l'ennesima volta che quella non è una gara normale e che in realtà è lei che decide se tu effettivamente puoi fare bene o puoi fare meno bene. E in questo caso mi sono sentito semplicemente il figlio della 24 ore figlio <ride> nel 2017 baciato il figlio Beh, del 2018 sgridato un paio di schiaffi <ride> sono arrivati però hai tenuto botta bravissimo però è sempre la mia mamma quindi eh, va, bene. Vabbè, va bene comunque ascoltami eh, 24 ore di Lehmann il tuo team quello scudettino anche che giustamente porti addosso Tagoyer, anche in questo caso bello no perché ci aiuta a, ricolleg a ricollegarci con la storia però anche col vostro presente naturalmente ma per me Tag Heuer rappresenta la leggenda un po' di questo sport, non nascondiamocelo, loro sono stati partner di alcuni dei personaggi, dei team, dei progetti più straordinari dell'endurance e non solo nel mondo dell'automobilismo, poterlo portare sul petto, tra l'altro il lato cuore è ancora più cuore. straordinario <ride> e, e forse quello che abbiamo fatto quest'anno può aggiungere una, una riga nel libro della leggenda di Tag Heuer. Vabbè, insomma, allora, intanto, Giorgio, ti ringrazio per essere stato con noi, ospite, in, in questa puntata di Safe Drive Motorsport, che è l'ultimo, lo ricordo, poi di questa stagione. E noi adesso proseguiamo il nostro viaggio. Tra l'altro, sono rinominato eh, Tagoia, quindi andiamo a chiacchierare direttamente con, con Tagoia e sentiamo anche loro che cosa hanno da raccontarci di questo viaggio meraviglioso nel mondo del racing e delle competizioni. A sottolineare l'impegno del team Cetilar Villorba Corse alla 24 Ore di Le Mans, ci sarà anche un elemento del tutto particolare. Sabato 1 dicembre alla Dallara Academy, Cetilar Racing presenterà in anteprime il film The Italian Spirit of Le Mans, la pellicola realizzata dalla Ushuaia Film, che narra la storia della seconda partecipazione del Cetilar Villorba Corse alla celebre 24 Ore di Le Mans. Gli eventi si svolgono dall'inizio del 2018, giorno della missione del team alla celebre Gara di Endurance. Proseguono con i primi due eventi della European Le Mans Series, Alec Castellet e Monza, e si concludono il 17 giugno alle ore 15, quando la Dallara P217 del team riesce a concludere un'epica 24 ore, scandita da incidenti inconvenienti di ogni sorta e un magnifico lavoro di team per superare le avversità incontrate. Protagonisti della pellicola firmata dal regista Niccolò Maria Pagani, i piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Andrea Belicchi e Felipe Nasre, portacolori del team Tutto Italiano che rincarna al meglio lo spirito italiano di Le Mans. La durata del film che sarà subito trasmesso sulla piattaforma satellitare è di un'ora. Bene, siamo arrivati alla fine della prima parte di questa puntata di Safe Drive Motorsport, lo vedete ovviamente in casa dall'Ara, una piccola pausa adesso però restate lì perché torniamo con altre storie, curiosità, aneddoti, interviste, moltissime storie di motorsport e di automobilismo da raccontare ovviamente sempre per voi. Eccoci di nuovo qui, come promesso, quindi seconda parte di questa bella puntata. Speriamo, ovviamente, bella puntata di Safe Drive Motorsport in casa Dallara. E torniamo naturalmente a parlare di Dallara, European Le Mans Series, insomma, di queste grandi, grandi storie di automobilismo e di racing. Proseguiamo questa puntata di Safe Drive Motorsport. Abbiamo nominato prima un marchio che è da sempre con la sua eccellenza presente e come nella leggenda del mondo delle competizioni, quindi Tagoyer. E ritroviamo qui con me Andreas Albeck, eh, direttore marketing appunto Tagoyer in Italia. Bentrovato Andreas. Grazie, bentrovati tutti. E devo dire che è bellissimo questa puntata qui, perché tutti arrivano e dicono, ragazzi, è pronta? La se sediamoci che facciamo un'intervista e spariscono. Si perdono nei meandri di questa esposizione perché nessuno può resistere. Nessuno può resistere. Io sono entrato e sono letteralmente impazzito. <ride> e qui la passione ci porta veramente a ai livelli massimi. Sì, davvero fantastico, tra l'altro le nostre spalle, i più l'avranno ovviamente riconosciuta, però insomma questa lancia beta Monte Carlo, gruppo 5, dominatrice nella sua categoria, eh, siamo a cavallo anni 70-80, davvero un'autentica leggenda. Però stavamo parlando prima con Giorgio Serragiotto, avevamo introdotto il discorso, no? c'è Tilar Villoba Corse, quindi European Levan Series, collaborazione diretta importantissima con Tagoyer, fine stagione, insomma con, con Giorgio dicevamo sì, qualche episodio sfortunato, però abbiamo trovato un po' la quadra alla fine, siamo molto molto positivi per il prossimo. European Le Man Series dirà un grandissimo campionato e eh, dobbiamo dire di altissimo livello. Sì sì, assolutamente di altissimo livello, eh, siamo felicissimi di questa collaborazione, siamo partner a tutti gli effetti, eh, ci siamo trovati bene fin da subito, proprio anche come persone, perché poi è un po' quello che, che fa della passione qualcosa di grande e quindi per Tagoira è stato naturale poter collaborare con loro e siamo anche noi molto fiduciosi per l'anno prossimo. Senti un fil rouge ovviamente, no? Perché poi Le Mans rimanda subito a grandi personaggi, lascio a te poi raccontare, però già vedo quell'orologio che dice molto, questo monaco Golf, insomma, che significa davvero tanto quindi eh, facciamo questo salto all'indietro, insomma per il discorso Le Mans e poi da lì ci agganciamo anche su altri discorsi. Sì, certo, il, sì, chiaro, è un fil rouge naturale per noi, Le Mans noi la definiamo casa nostra, eh, è bellissimo girare per Le Mans e vedere quante persone portano i nostri marchi, piuttosto che i nostri orologi al polso. Senti, um, stavamo accennando dietro le quinte, dietro le telecamere prima, no? di un rapporto che io non so quanti ne um, siano a conoscenza, ovviamente probabilmente gli appassionati nel mondo di orologi sicuramente immagino, immagino di sì, quindi nel mondo dei motori magari già è un pochino meno scontato, ma il rapporto tra il mondo dell'orologeria e quello dei motori, del motorsport, è ancora più stretto forse di quello che si possa immaginare, perché ci sono queste storie bellissime, no? Che però poi raccontano di personaggi, raccontano di emozioni, però c'è anche qualcosa di più concreto, sì. ancora più concreto. Sì, in realtà è, è, è molto molto concreto. La, la storia tra orologi e, e macchine bisogna semplicemente tornare un po' indietro e ragionare sul fatto che chi ha creato eh, i nostri segnatempo e chi crea macchine... Sono ingegneri. Sono ingegneri che guardano a, alle sfumature della bellezza eh, per poi rendere questi oggetti perfetti. Siamo ovviamente nella sede perfetta per poter raccontare questa storia. Devo fare qualche esempio per essere chiaro. Eh, il cambio, eh, il cambio che oggi vediamo su tutte le nostre macchine in realtà è una derivazione del, dell'orologeria, che è stata creata molti molti anni prima, perché la nostra micromeccanica è di fatto un piccolo motore che funziona automaticamente. Quindi noi abbiamo dato tantissimo all'automobilismo che poi è arrivato molti anni dopo, chiaramente, quando la nostra micromeccanica era già molto evoluta. E poi nel, nell'ultimo secolo è successo esattamente il contrario. Siamo noi che siamo andati a pescare da questa grandissima evoluzione dell'automobilismo, automo soprattutto quello sportivo, per quanto riguarda i materiali. Andrea ti ringrazio per essere stato presente in questa, in questa puntata. Grazie, di, grazie a la sede dall'ara. Naturalmente non l'abbiamo detto, ma squadettino Noier ce l'ha anche questa pette a Pontecaromai, praticamente era quasi inevitabile, logico e inevitabile, mi viene da dire. È vero? Grazie mille Buonasera per questo. Grazie. grazie. Ritorniamo a parlare con i piloti, Team Cetilar Villorba Corse e quindi salutiamo anche Roberto Lacorte. Ben arrivato Roberto. Grazie dell'invito, eh, sono felice di essere qua avvolto insomma, dalla storia del motosport. Eh, di è essere una qua, cosa con voi. Non possiamo tutti, lo dobbiamo sottolineare, ovviamente l'abbiamo fatto tutti perché è a dir poco affascinante, suggestivo, ma probabilmente il termine giusto neanche esiste. Sono emozioni forse di quelle che vanno vissute. Bisogna viverle fino in fondo. Però per te abbiamo scelto come uno sfondo un'auto, beh, intanto la Ferrari 33 sp che. Diciamo un'auto che anche lei nella leggenda, un'auto delle più vincenti in assoluto nel motorsport, c'è anche un bel nome però li messo lì, eh? Cristian Pescatore, che secondo me è una persona che nel team conoscete bene ormai. Eh, lo conosciamo molto bene, Cristian è quello che io sono solito dire che è quello che ci accompagna in pista. È un riferimento molto importante perché il direttore sportivo nelle gare di endurance è la persona che, alla quale si fa riferimento quando scendiamo dalla vettura, quando dobbiamo entrare eh, prima del nostro turno di guida, durante la nostra permanenza nel, nel box ed è un po' il direttore d'orchestra. Come team, una struttura che cresce, vi eh, diciamo, organizzate sempre al meglio, ovviamente, c'è un'evoluzione continua, è chiaro, c'è il punto di vista tecnico, c'è quello umano, ovviamente, insomma direi con degli obiettivi che sono sempre sempre più importanti. Almeno Beh, questo mi sembra massimo, di capire, ma direi sì. che non no, ci sono dubbi. Diciamo che la curva di crescita è in pieno svolgimento, diciamo così. È nata molto tempo fa, un progetto a lunghissimo termine. E proprio in questi giorni che stiamo preparando la prossima stagione e mezzo, le prossime due stagioni, mi sono reso conto che noi abbiamo un qualcosa che si differenzia fortemente rispetto agli altri team. Eh, la nostra storia, il nostro team si basa su progetti, su risorse, è importante, ma credo che noi rendiamo complementari a queste risorse qualcosa che mh, difficilmente si ritrova in altri team, ai livelli dove corriamo noi. Ci mettiamo tantissima componente umana. Senti, ci rivolgiamo ovviamente agli amici a casa, grandi appassionati, però non è che tutti sono così addentro di quello che succede in un team, in particolare poi di un campionato endurance così importante che comprende poi l'impegno anche per voi all'Alemana. All Hai parlato di questa programmazione un anno e mezzo, due anni, sembrano tanti no? in prospettiva, Priggio, ma cosa, su che cosa ragiono in, per vedere eh, una preparazione che mi porta a pensare da qui ai prossimi due anni? Ah, io te lo chiedo, su Beh. che cosa si lavora? Innanzitutto, non ti dico ogni dettaglio, no, no, ma sono grandi linee. Innanzitutto ti dico che è incredibile a dirsi, ma questo è il momento eh, di off, no? eh, Siamo nel periodo di, di cosiddetto di riposo. È finito il campionato, stiamo aspettando l'inizio della prossima stagione. Allora, questo è il momento più intenso delle attività di preparazione di studio e di progettazione. Sembra che poi quando è partita la prima gara tutto è già fatto, tutto organizzato, dobbiamo solamente fare svolgere il compito. E sempre riferendomi a quello che stiamo facendo in questi giorni, specialmente in questo periodo che stiamo cambiando serie, no? eh, il nostro programma futuro è di scalare eh, la serie de nell'ambito dell'endurance mondiale, e questo è il periodo più intenso dove si va a parlare di cosa, mi ha fatto la domanda cos'è che si va a affrontare, si va a affrontare gli aspetti, si parte dalla, io parto dalla parte umana, si va a fare prima il team fatto da valutazioni di carattere... Eh, di capacità di inserirsi nel gruppo e nel, di co condividere gli obiettivi nello stesso modo. E fatto questo, diciamo, hai fatto i membri del, del concerto, si va a prendere gli strumenti più importanti e si va a scrivere il pezzo da, dover, da, da suonare. Senti, ehm, tra le righe, in chiusura volevo chiederti questa cosa: tra le righe, ehm, hai detto, siamo nati guardando molto avanti, ponendoci degli obiettivi. Importanti e questi obiettivi, insomma, significa nel motorsport arrivare a primeggiare, è chiaro, perché eh, poi stringi, stringi è quello. Eh, plausibilmente, il vostro obiettivo, il vostro sogno, non ti dico domani, ma dopodomani dove lo collochiamo. Beh, abbastanza comincia a essere risaputo. Um, hai detto proprio bene, no? Cioè, si parla di sogni. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Per quanto riguarda le persone coinvolte nel nostro progetto, eh, quindi tutti abbiamo condiviso che quello che stavamo per fare era un sogno, come lo era per me per Giorgio il sogno di andare a correre la, la, la gara più importante del mondo, la 24 Ore Le Mans. Il prossimo sogno, prossimo sogno è di confrontarci dopo aver avuto, mh, acquisito esperienza eh, nell'European Le Mans Series, eh, dopo aver fatto due 24 Ore Le Mans andarci a confrontare a livello mondiale nel World Endurance Championship. Grazie mille Roberto, grazie, grazie per voi, essere stato grazie. con noi. Si chiude qui questo appuntamento di Safe Drive Motorsport. Lo ricordo, è l'ultimo della stagione vissuto all'interno della struttura Dallara Varano de Melegari a due passi da Parma, dove storicamente questa eh, azienda è nata e ha continuato a prosperare e a svilupparsi. Vi abbiamo parlato della Dallara Academy, del team Cetilar Villorba Corse, quindi di European Le Mans Series. Vi abbiamo parlato ovviamente di un partner importantissimo di questa squadra come Tagoyer che ci ha aiutato anche a parlare e a capire meglio le dinamiche del mondo endurance e in generale della Le Mans e a questo punto a me sotto la pioggia non rimane che salutarvi ovviamente e ringraziarvi per essere stati con noi in questa nuova ennesima stagione di Safe Drive Motorsport, ci prendiamo una piccola pausa invernale, un po' di riposo per rielaborare un po' le idee, proporvi qualcosa di nuovo per la prossima stagione e poi ci ritroveremo ovviamente ancora una volta nel 2019 con Safe Drive Motorsport.